Tutte, ciao a tutti. Allora, ricompaio su questi schermi per fare una chiacchierata con voi su quattro profumi freschi, freschi e freschissimi, ok? Che mi hanno accompagnata durante queste ultime giornate, non queste ultime giornate, queste giornate calde, insomma, che stiamo trascorrendo un po' tutti quanti, un po' in tutta Italia, da nord a sud. In realtà questo mio periodo fresco all'interno di quest'estate è durato ben poco perché la mia tendenza è andare sempre verso profumi, io sono sempre così, magari in inverno utilizzo gli agrumati e poi d'estate sono più attratta verso gli speziati leggeri, freschi, verso gli ambrati, verso profumi un po' più particolari e anche un po' più sensuali. Poi ci mettiamo anche la mia ultima controtendenza in cui insomma, che mi segnala questa attrazione verso i profumi particolarmente morbidi e femminili, e insomma, ho preso altre direzioni. In realtà oggi sto indossando tutt'altro profumo, ma vi voglio parlare oggi appunto di questi quattro profumi ultra mega freschi che mi hanno veramente appagata e soddisfatta. E oltretutto ho ricevuto anche parecchi complimenti con un paio di loro, quindi ve ne parlo. Ce n'è come al solito per tutte le tasche. Da cosa inizio? Da un profumo di cui vi ho già parlato in passato, probabilmente in un video dedicato ai profumi low cost, non mi ricordo, che si chiama appunto Tokyo ed è del brand Karl Lagerfeld. Come vedete è bello che utilizzato. Io amo particolarmente questo profumo che devo dire sulla mia pelle ha un'ottima prestazione. Mi dicono che si sente non solo da vicino, ma che lascio un alone molto piacevole, non solo pulito, ma mi dicono tutti che buon profumo. Quindi lo percepiscono sì, fresco, acquatico, ma allo stesso tempo anche morbido, con una tendenza verso il sensuale. Questo per dirvi che questo profumo è molto particolare, appunto, come ho già detto, gli altri lo percepiscono acquatico sulla mia pelle e in realtà lo è, ha sicuramente delle note ozoniche, acquatiche. La nota aromatica slash erbacea che lo contraddistingue è sicuramente la nota del rabarbaro, grandissimo assente in questa mia estate. Meno male che non ho preso damigiane di rabarbaro dell'erbolario perché i miei 150 ml di scorta sono ancora là che mi attendono. Non si sa come cambiamo, non che non mi piaccia, ma non mi è venuto, non c'è stata questa attrazione tra noi durante quest'estate, molto probabilmente perché io sono stata rapita da lui. Ripeto, ha note sicuramente acquatiche di rabarbaro, è sicuramente un profumo verde acquatico aromatico, molto rinfrescante all'inizio, ha anche delle note floreali, però poi si chiude con una base, si fissa sulla mia pelle con una nota leggermente appunto ambrata, legnosa, più enigmatica, più sensuale. Quindi non è un freschetto che insomma ti dai la rinfrescata e lo rispruzzi nell'arco della giornata e via. No, lui ha un'evoluzione. Inizia in un modo molto innocuo, rinfrescante, piacevole. Certo, ti deve piacere questo dolce, amaro, aromatico del rabarbaro, ma poi si chiude con un qualcosa di ammiccante, quindi io ve lo straconsiglio. Quindi, nell'arco del tempo, vedete, io lo sto davvero utilizzando, non l'ho rivenduto, fa parte, insomma, della squadriglia che mi sta accompagnando durante appunto la stagione estiva e sono certa che lo utilizzerò conoscendomi anche durante la stagione autunnale. Io non lo so, se volete vi do qualche altro accenno alla nota, alle note, rabarbaro, note acquatiche e agrumi. Tra le note di testa, la parte floreale è data da magnolia, fiore di ciliegio, peonia. Sicuramente si sente una parte floreale non indolica, non di quelle pungenti, non di quelle che ti arriva alla testa, ma molto morbida, carnosa, molto tranquilla, ecco, molto zen. Ecco dove ne avevo parlato, forse vedete, non mi ricordavo di averlo inserito tra i prodotti Zen, molto probabilmente l'ho inserito in quel video là e lo riconfermo a distanza di mesi. E poi si chiude con muschio bianco, legno di cedro e ambra, straconsigliato. Il secondo profumo
E anche qui è un low cost relativo, insomma, non è proprio ultra mega cheap, però ci si può arrivare ed è uno dei toilette di The Body Shop. A questo punto molti di voi avranno chiuso il video, non mi interessano le eau de toilette perché durerà, sì e no, quel profumo lì un'ora, due. Questo è una bestia sulla mia pelle, questo è un freschissimo qua andiamo proprio in un profumo. Dove appunto non respirate più, volete qualcosa di una doccia quasi verde slash gelata che vi rinfreschi, che vi dia la sensazione di essere appena usciti dalla doccia, ma che allo stesso tempo non scompaia dopo pochi minuti. Questo profumo è riuscito ad attrarre complimenti e soprattutto insomma valutazioni positive da persone dopo ore che io l'avevo appunto spruzzato e indossato. In questo caso io vi leggo le note. Allora, nota di pera iniziale, posso dire io qua la pera non la sento, io sento vado direttamente nella no tra le note centrali. Allora, si sente che è un bel muschiato. Secondo me è un floreale muschiato, perché la nota di base è il muschio bianco, ma tra le note centrali c'è il mughetto, il gelsomino e la rosa. Voi sapete che a me non è che piaccia tantissimo la nota della rosa, sento sicuramente la nota di mughetto. È un mughetto che non ha nulla di vintage, nulla di troppo stridente, troppo bianco, troppo distaccato, troppo freddo. Allora, è un profumo che non ha nulla di caliente, ecco, non lo metterei in una serata estiva, stellata, dove vado appunto ad esprimere i miei desideri guardando le stelle cadenti, quindi non ha nulla di romantico. Questo è un profumo che tu metti quando hai bisogno di un profumo che ti rinfreschi nell'arco della giornata e che riesca ad accompagnarti con la sua persistenza nell'arco della giornata. Ma il mughetto non è un mughetto un po', cioè non ti dà la sensazione tipo tulipano bianco di Naturus, non è un profumo prettamente pulito, è un floreale piuttosto glaciale, rinfrescante. E ti deve piacere la nota chiaramente muschiata, tipica dei profumi, delle eau de toilette di The Body Shop. È equiparabile al classico, è sicuramente un profumo più strutturato, più evoluto e decisamente più estivo. Questo è il tipico profumo che difficilmente mi credo di poter dire potrei utilizzare in autunno-inverno. Questo è proprio il classico profumo che ti rinfresca durante l'estate, ma la sua particolarità, ripeto e sottolineo, è il fatto che mi rimane addosso per 6-7 ore senza la necessità di essere rispruzzato. Quindi, se state cercando qualcosa di non troppo caro, rinfrescante, da mettere la mattina prima di andare in ufficio, oppure prima di affrontare una giornata calda, pesante e però dovete stare a contatto con le persone, volete dare una sensazione di pulito senza cadere insomma in un profumo troppo banale, io mi sento di consigliarvelo. Si chiama White Musk Low, questa è la versione Low. Cambiando un po' fascia di prezzo e anche tipologia, io ho strapprezzato, vi ricordate in un haul di Pinalli, che video appunto in cui vi raccontavo degli acquisti che avevo fatto su Pinalli lo scorso inverno, forse durante i saldi, non mi ricordo più, mi ero accaparrata una travel size di un'acqua allegoria erba fresca nello specifico. Questo è il profumo verde che io posso dire di aver scelto per quest'estate. Facevo la corte a questo profumo da anni, non mi ero mai avventurata nell'acquisto della full size, poi quando ho trovato la travel ho detto intanto lo provo così. Questo è un profumo verde, aromatico, erbaceo, che però riesce ad avere anche una parte, cioè è un verde, un verde aromatico, a parer mio molto ben indossabile da entrambi i sessi, quindi molto unisex. Che però è di un'eleganza, beh, del resto la firma Guerlain qui la sento, la percepisco, è di un'eleganza inarrivabile. Allora, le sue note, ed è un profumo tra l'altro del 1999, quindi i suoi annetti li ha. Allora, apertura, limone e trifoglio, quindi c'è questa apertura sicuramente, io il limone non lo sento chiaramente.
Sento un qualcosa leggermente limonoso, ma la nota del limone non la sento forte e chiara, molto probabilmente è mixata sapientemente con la nota del trifoglio. Poi, tra le note centrali, menta e tè verde, e poi si chiude anche qui con la nota di mughetto e il ciclamino. Allora, non mi sento di definirlo un tè rinfrescante alla menta, non mi sento di definirlo un profumo agrumato. Non mi sento di definirlo neanche prettamente un profumo erbaceo verde. È un complesso, un bouquet di piante, fiori ed elementi rinfrescanti, molto bilanciati, molto eleganti, piacevolissimi da indossare, però purtroppo non troppo persistenti. Devo dire che a livello di persistenza, tra l'acqua allegoria, erba fresca e il White Musk Low, se cercate persistenza, io mi rivolgerei verso appunto il profumo di The Body Shop. Però questo riesce ad essere fresco, verde, aromatico, ma appunto allo stesso tempo morbido, pur non avendo nulla di dolce, riesce ad essere appunto sinuoso ed elegante, molto portabile anche in un contesto classico, mentre qua è doccia rinfrescante, effetto pulizia, appunto. Quindi comunque sono due cose completamente diverse, però devo dire che mi piace moltissimo, erba fresca mi piace moltissimo. L'ultimo profumo che guardate quanto l'ho bevuto. E siamo qua, e io questo me l'ero preso per quest'estate, e qui è l'unico fruttato fresco, si può dire che è l'unico fruttato fresco che sto utilizzando ed è il fico della Strega del Castello. Qui c'è il fico in ogni sua parte, decisamente. Utilizzo questo profumo quando voglio, appunto, quando ho voglia di un profumo fresco, fruttato, con un qualcosa di legnoso e con una bella parte lattonica, il latte di fico, la parte proprio il succo del fico, quell'acquetta bianca, io qua la percepisco benissimo e quindi mi riporta al momento appunto del non solo dell'annusare il frutto, del guardare l'albero, dell'annusare le foglie dell'albero, dell'annusare il frutto, dell'assaggio del frutto e proprio della parte gustativa, della parte appunto dolce del fico, infatti questo è un fico a parer mio cresce ad essere fresco, verde, legnoso e dolce allo stesso tempo ed è stupendo, anche lui è freschissimo, elegante, ma quella nota golosa e lattonica, leggermente cremosa, pur non essendo assolutamente appiccicoso, ripeto, è l'unico profumo fruttato che sono riuscita a utilizzare con queste temperature e si vede fin dove sono arrivata, credo che lo finirò a breve ed è buonissimo. Persistenza, devo dire, sui capelli mi rimane per ore e ore, perché insomma lo spruzzo anche dietro la nuca, eccetera, quindi inevitabilmente va a contatto con i capelli. Sui tessuti rimane, sulla pelle con questo caldo, insomma un po' tutto evapora, siamo su una persistenza di 3-4 ore, non di più, però è piacevolissimo da rispruzzare, da rindossare, non trovo che questo sia un suo limite, anzi, anche perché le travel size esistono, sono molto comode, te le butti in borsetta, te le butti nella tracolla, questo potrebbe essere tranquillamente un unisex e te lo rispruzzi nell'arco della giornata. Basta, questi sono i quattro freschi rinfrescanti. Ora non so come intitolerò questo video, perché voglio dire, abbiamo già parlato di freschi agrumati. Qui in questo contesto di agrumi non ce ne sono, era così per consigliarvi quattro alternative che escono un po' dal solito range e che però secondo me varrebbe veramente la pena andare a sentire almeno una volta. Io vi mando un grandissimo bacione, speriamo di rivederci presto e niente, ciao!